York, giovani intersiti, una banda di baby bull ha aggredito due tredicenni a cui estorcevano da mesi del denaro. Loro le avevano denunciate. La testimonianza shock del papà di una delle tredicenni aggredite. Mia figlia è stata umiliata davanti a 50 ragazzi, ma i giovani dicono non abbiate paura di denunciare i bulli. Dopo l'annuncio della chiusura della sede di Longarone che porterebbe la perdita di 472 posti di lavoro, cresce la preoccupazione tra i lavoratori della Safil, oggi assemblea in tutte le sedi venete. Dal governo stanziati altri 24 milioni di euro per la linea del tram che collegherà Vigonza a Rubano, l'assessore Ragona soddisfatto replica l'opposizione, progetto entro aprile. Incidente lungo la strada del Santo nel comune di San Giorgio delle Pertiche, che ferito il conducente di un'auto finita nel canale. Dopo anni di decrescita torna ad aumentare la popolazione della città di Padova, nel 2022 registrati 1000 abitanti in più. Il 27 gennaio, nella giornata della memoria a Cadoneghe, è stato intitolato al giusto Giorgio Perlasca il nuovo Bosco di Brani. Telespettatori Telenordest, buongiorno e ben ritrovati in diretta. L'avete sentito dai nostri titoli in apertura in questa giornata, in primo piano la cronaca. Calci e pugni, una spedizione punitiva in piena regola, quella accaduta sabato pomeriggio in un centro commerciale di Albignasego. Protagonista una banda di baby bull che volevano vendicarsi per essere state denunciate da due tredicenni. Le hanno aspettate nel parcheggio del centro commerciale, le hanno accerchiate e aggredite, un agguato in piena regola, quello messo in atto sabato pomeriggio all'Ipercity di Albignasego da una baby gang che voleva vendicarsi per essere stata denunciata dalle vittime a cui da mesi estorcevano denaro. Le vittime sono ragazzine di 13 anni appena che dopo una festa di Halloween sono diventate bersaglio della banda di bulle loro coetanee. Pagate o vi pestiamo, richieste di denaro sempre più pressanti e minacce sempre più aggressive, esasperate. Dopo mesi di soprusi, le tredicenni hanno raccontato tutto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Padova Principale per denunciarle. Le bulle però hanno saputo della denuncia e hanno deciso di vendicarsi con una spedizione punitiva, aspettandole nel parcheggio del centro commerciale. Hanno riunito un gruppo di coetanei, una cinquantina circa, tutti tra i 13 e i 17 anni. Le hanno aspettate aggredite con calci, pugni, mentre gli altri ragazzi assistevano allo spettacolo senza batter ciglio. Una delle vittime però è riuscita a liberarsi dalla furia delle aguzzine e ha allertato i genitori che si sono precipitati sul posto. Anche loro sono stati aggrediti e minacciati di morte. I carabinieri hanno già identificato e denunciato tutte le bulle al Tribunale dei Minori. Non è la prima volta che sono protagoniste di intimidazioni e aggressioni. E ai nostri microfoni il papà di una ragazzina picchiata dal branco che lancia un messaggio a tutti i giovani: se siete vittime dei bulli non abbiate paura di denunciare. È stata schiaffeggiata da lei e da un'altra ragazza, tenuta la bocca chiusa, umiliata, la cosa più brutta, umiliata davanti a 30-40 coetanei. Le parole del papà di una delle ragazzine brutalmente aggredite sabato nel parcheggio del centro commerciale Ipercity di Albignasego dal branco di baby bull. La figlia è ancora terrorizzata, fa fatica a dormire di notte. Da mesi viveva in costante tensione per colpa di questa banda di coetanee che la minacciavano chiedendo soldi. Un'escalation di minacce e ritorsioni. Sono arrivata appunto 2-3 settimane fa che non ce l'hanno fatta più perché o pagavano, anche bloccandole sui vari social e non frequentando più le zone dove sapevano di trovare queste ragazze, e hanno deciso di raccontarlo ai genitori. A che siamo andati a fare la denuncia ai carabinieri per estorsione. Dopo aver saputo della denuncia, la banda di baby bull è passata all'attacco. Hanno fatto un'imboscata, un vero e proprio agguato. Praticamente sono venute a conoscenza di dove erano. Le hanno aspettate, anche perché non erano due o tre persone, ma si trattava di 30-40 persone. Forse arriviamo anche a 50 dai video. Non hanno esitato a picchiare con calci e pugni anche una coppia di genitori intervenuti per salvare le figlie e a minacciarli di morte. Hanno iniziato a cercare mia figlia e le altre, le hanno menate dicendo ragione. Nel momento in cui una di loro è riuscita a liberarsi e a chiamare i genitori, questi sono accorsi ed è stata salvezza perché poteva finire molto molto male. E in quanto una di queste addirittura ha minacciato la mamma della ragazza intervenuta, una volta che gli ha dato la sbella e gli ha sputato in faccia e ha detto: guarda che io
Ho un coltello, so dove abiti e ti vengo pure ad uccidere. Parole fortissime, una frase su tutti che ha spinto i genitori a lanciare un messaggio importante ai ragazzi. È proprio da criminali, chi denuncia paga. Ricordatevi che chi denuncia paga. Noi abbiamo alzato appunto tutta questa situazione agli occhi dei media, dei giornali, proprio perché non deve passare un messaggio del genere. I ragazzi non devono avere paura delle istituzioni. Rimaniamo su questa brutta pagina di cronaca e ci colleghiamo in diretta con la nostra Valentina Visentin in compagnia di uno psicologo dell'età evolutiva. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, qui con me c'è David Polezzi, psicologo dell'età evolutiva, per parlare, insomma, far capire anche ai genitori quali sono i campanelli d'allarme da ascoltare nel caso i figli siano bulli o vittime di bullismo. Allora, intanto partiamo dai cosiddetti bulli. Sicuramente oggi noi vediamo nei fatti di cronaca che avete raccontato la fine di questa storia, ma senz'altro nella storia di questi ragazzi, di queste ragazze, ci sono tanti campanelli di allarme. Sono sicuro che gli insegnanti negli anni precedenti hanno segnalato più volte dei comportamenti magari aggressivi o comunque un po' sopra le righe che magari al tempo potevano anche apparire di poca importanza, ma invece erano già i segnali di qualcosa che stava avvenendo. Ecco, sicuramente non bisogna sottovalutare questi segnali e bisogna ascoltare quello che gli insegnanti hanno da dire. Nel caso, insomma, invece si è vittime di bullismo, i genitori come possono stare accanto al proprio figlio? Ecco, per le vittime di bullismo sostanzialmente un po' qualcosa che appare paradossale è il fatto che molte vittime si sentono in parte in colpa, hanno questa idea un po' irreale per cui se io vengo bullizzato forse un po' è colpa mia. Quindi questo che cosa produce? Il fatto che molte vittime si vergognano di ammettere che subiscono questi atti di bullismo. Quindi da parte nostra, dico di noi adulti, ci deve essere la creazione di alcuni momenti confidenziali, sto pensando ai genitori, agli insegnanti, agli allenatori, in cui un ragazzo, una ragazza si possa sentire a suo agio nel confessare di essere vittima di bullismo. L'ultima cosa, è giusto che i bulli o i genitori dei bulli paghino per quello che fanno, insomma, ci deve essere un messaggio importante, se no veramente si ha paura poi di denunciare. Beh, sicuramente è importante che ci siano delle conseguenze. Far sperimentare a chi commette degli atti aggressivi delle conseguenze è importante in primis per la loro crescita. Sicuramente è importante anche far capire che c'è una responsabilità dei genitori. Ma questo significa che i genitori sono responsabili nel senso che ne possono fare molto per cambiare il comportamento dei loro figli. Allora, grazie a David Polezzi per il suo parere di esperto. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin e al suo ospite. Ora cambiamo argomento e torniamo a parlare della crisi Safilo e dell'annuncio della chiusura dello stabilimento di Longarone. In mattinata negli stabilimenti si sono svolte le assemblee dei lavoratori. Sentite. Lo sciopero di tutte le sedi non è ancora stato proclamato in attesa del coordinamento di gruppo dei tre stabilimenti di Safilo, Longarone, Santa Maria di Sale e Padova, che si terrà nella giornata di mercoledì. In mattinata, tra le 8 e le 10, i dipendenti del colosso dell'occhialeria appartenente a un fondo olandese si sono riuniti in assemblea. A Padova, tra le 9 e le 10, erano collegate una novantina di persone. Un fulmine a ciel sereno, l'annuncio della chiusura dello stabilimento di Longarone, fatto giovedì dall'amministratore delegato del gruppo, Angelo Trocchia, a fronte di dati più che positivi relativi alla gestione dell'azienda nel 2022, con un aumento delle vendite dell'11% e un margine cresciuto del 24%. 472 gli occupati a Longarone, 800 a Padova, dove ha sede il quartier generale dell'azienda. Dopo Longarone potrebbe toccare la Città del Santo, precisano i lavoratori. Nel 2024 Safilo ha annunciato l'intenzione di investire in automazione nella logistica e questo fa temere possibili ricadute sui livelli occupazionali. Pronti a dare battaglia i dipendenti del gruppo con a fianco i sindacati che già hanno raccolto il massimo impegno da parte della regione e che dal Veneto vogliono portare la questione a Roma al tavolo del Ministero del Made in Italy. In primo piano ora SIR 2, la linea del tram che collegherà Vigonza a Rubano. Dal governo stanziati altri 24 milioni di euro ed è dibattito politico.
23.805.777 euro sono i fondi stanziati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha istituito un fondo per l'avvio di opere indifferibili per il SIR 2 di Padova, la linea che collegherà la zona est e ovest della città del Santo da Vigonza a Rubano è attualmente in fase di progettazione. I fondi saranno destinati a coprire l'aumento dei costi per il caro energia e il caro materiali. È un risultato importante perché da Roma viene riconosciuta l'aumento dei costi, non solo per Padova ma per tutte le opere indifferibili del PNRR. Questo ci mette in condizione di lavorare meglio. Il tram è un'opera importante, aiuterà l'ambiente, aiuterà a migliorare il traffico, a diminuire il traffico e a rendere più veloci gli spostamenti. Quindi dopo questa buona notizia noi continuiamo ad andare avanti con la progettazione. Ricordo che la progettazione definitiva verrà conclusa per aprile. L'opera continua a essere contestata dagli esponenti della minoranza in Consiglio Comunale. Ubaldo Lonardi, Lega, ribadisce il fermo no alla soluzione tram, mezzo vecchio e costoso, e chiede all'amministrazione di puntare sui bus elettrici. La differenza tra i fondi disponibili e il costo reale di SIR 3 e SIR 2, spiega Lonardi, non è di 23,8 milioni di euro, ma di almeno 180 milioni di euro. Recuperarne una piccola parte va bene, ma lascia aperto il quesito sulla possibilità e necessità di un maxi indebitamento del comune per reperire le altre risorse necessarie. Tira dritto il comune, che punta sul sistema smart in vista del 2030, anno chiave per Padova, selezionata dalla Commissione europea come una tra le 100 città che dovrà arrivare alla neutralità climatica entro quella data. Rimaniamo a Padova, sequestrato un quintale e mezzo di alimenti e circa 600 litri di bevande con etichettature irregolari. La Guardia di Finanza di Padova ha intensificato le attività di monitoraggio nel mercato di prodotti alimentari al fine di verificare l'immissione in commercio di generi non sottoposti ai dovuti controlli sanitari o privi delle necessarie indicazioni in etichette per i consumatori. Dopo una serie di controlli, le Fiamme Gialle sono intervenute in una ditta della zona industriale di Padova dove erano stoccati i prodotti alimentari pronti per essere venduti. Ancora cronaca, incidente lungo la strada del Santo nel comune di San Giorgio delle Pertiche. È ferito il conducente di un'auto finita nel canale. Poteva andare sicuramente peggio al padovano di 63 anni finito con l'auto nel fiume Tergolino mentre percorreva la statale 307 del Santo nel territorio del comune di San Giorgio delle Pertiche nell'Alta Padovana. L'incidente sabato sera poco prima delle 22. L'auto, dopo essere uscita di strada, è piombata nel canale. I vigili del fuoco hanno estratto il ferito, portandolo poi in ospedale a Campo San Piero, sotto shock ma senza gravi lesioni. L'auto è stata poi sollevata e riportata sulla sede stradale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. La cronaca ci porta a Campo San Martino nella notte di domenica in fiamme una legnaia. Era passata da poco la mezzanotte di domenica quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bottazzin a Campo San Martino per l'incendio di una legnaia. Nessuno è rimasto ferito, ma sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cittadella e del distaccamento volontario di Borgoricco con 3 autopompe e 10 operatori. Ci sono volute 2 ore e mezza di lavoro per avere ragione delle fiamme per bonificare la legnaia che è andata completamente distrutta. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Cambiamo pagina perché sabato 3 giugno torna il Padova Pride, la manifestazione dei diritti LGBT. Programma e location sono ancora da definire, ma è certo che il corteo tornerà in città. Lo slogan scelto per l'edizione 2023 è "Chi si cura di te?", una domanda provocatoria scelta dagli organizzatori per parlare di relazioni, intelligenza emotiva, diritti e pace. Un evento che coinvolgerà tante realtà per sostenere i diritti civili e sociali e anche per la lotta al clima. Il Padova Pride sarà il di un ricco calendario di eventi che si svolgeranno nelle settimane e nei giorni precedenti per celebrare i diritti civili. E dopo il Covid torna a crescere la città di Padova. Sono 1000 gli abitanti in più e crescono anche i matrimoni.
209.802 residenti al 31 dicembre 2022. Padova torna a crescere come abitanti dopo gli anni del Covid, anche se siamo ancora lontani dai 214.000 abitanti del 2014. Sono più le femmine, il 52% della popolazione, dei maschi. In crescita anche il numero di famiglie, che conteggia anche i cosiddetti nuclei formati da una sola persona. Sul fronte migranti segue la tendenza anche la popolazione straniera, che aumenta di mezzo punto percentuale, arrivando al 17%. Sono 43 le nazionalità presenti nella Città del Santo. Al primo posto, seppure in calo, restano i romeni, seguiti da nigeriani, bengalesi, moldavi, marocchini e cinesi. In crescita i matrimoni religiosi, 179 nel 2022, come anche quelli civili, 344. Triplicate le unioni civili, passate da 6 nel 2021 a 19, 14 tra uomini, 5 tra donne. In crescita anche il numero di divorzi e separazioni, in totale 145. E questo pomeriggio nell'aula magna del Bo, nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova, la rettrice Daniela Mapelli conferirà il diploma di dottorato di ricerca d'onore al premio Nobel Giorgio Parisi, professore di fisica teorica all'Università di Roma La Sapienza. Nel corso della cerimonia Giorgio Parisi terrà una lezione, la complessità vista da un fisico. Cambiamo ora pagina. Il 27 gennaio, la giornata della memoria. Cadoneghe, intitolato a Giorgio Perlasca, è il nuovo bosco urbano di Bragni. Si chiama Bosco dei Giusti Giorgio Perlasca, il primo bosco urbano di Cadoneghe, sorto nell'area pubblica di circa 3.000 metri quadrati nel quartiere di Bragni. All'ombra dei 100 nuovi alberi piantati, ciliegi, frassini, olmi, querce e pioppi, quanti passeggeranno all'interno potranno fare memoria delle persone che in tutto il mondo non si sono voltate dall'altra parte e hanno rischiato in prima persona la loro vita per salvare gli ebrei durante l'Olocausto. Tra i giusti delle nazioni anche il padovano Giorgio Perlasca, che impersonando il ruolo di console spagnolo a Budapest nell'inverno del 1944 salvò la vita di 5.000 ebrei ungheresi. L'inaugurazione alla presenza del figlio Franco e del sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro. E San Francesco di Sales, vescovo francese, laureato a Padova, il patrono dei giornalisti. Proprio a Padova, nello studio teologico della Basilica del Santo, un appuntamento per il centenario della sua proclamazione a patrono. È il messaggio di Papa Francesco nella lettera apostolica Tutto appartiene all'amore a fare da filo conduttore l'evento a 100 anni dalla proclamazione di San Francesco di Sal, patrono dei giornalisti, ospitato nello studio teologico della Basilica del Santo. L'occasione per riflettere su questa straordinaria figura di vescovo vissuto tra il XVI e il XVII secolo nel periodo della riforma calvinista. Lui aveva capito e viveva in un momento di crisi molto forte per la Chiesa, ma anche per tutta l'Europa, che in quel momento, se volete, era un po' il centro del mondo. Ha cercato di capire come parlare alla gente. Lui parlava molto, faceva molti discorsi, era molto affabile come persona, ma poi ha pensato, ma no, lascio dei pensieri. E questi pensieri li lasciava in un modo nuovo, lasciando dei foglietti o attaccati sugli stipiti delle porte o li metteva addirittura sotto. Quindi cercava di fare divulgazione. L'occasione per riflettere sul ruolo del giornalista con le provocazioni del comboniano padre Giulio Albanese. Un mondo di tante notizie in cui il ruolo del giornalista è sempre più importante. Sì, forse mai come oggi dovremmo comprendere, come dire, col cuore e con la mente, che il giornalismo non è una semplice professione, ma direi soprattutto una vocazione e una missione, il che significa in sostanza dare voce a chi non ha voce, alla società civile, raccontare fatti e accadimenti che solitamente rimangono, come dire, nel cassetto. Un giornalismo, spiega Paolo Ruffini, primo laico nominato da Papa Francesco, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che in un mondo imperfetto può aiutare a scrutare i segni di bene. Il ruolo dei giornalisti è essenziale perché hanno il compito per lavoro, per missione, di cercare la verità e di condividerla. Però dico anche ai giornalisti che nell'era della comunicazione di massa, nell'era digitale, la comunicazione non è solo affare nostro. Ai giornalisti e agli operatori della comunicazione in generale, quindi anche a quelli che si occupano di
tecnica, di tecnologia, di sistemi, sta il compito di costruire un sistema di comunicazione sano. Da Padova è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.